Siamo fermi in questo villaggio, si chiama Sidi Mokhtar. Siamo praticamente a metà strada prima di arrivare a Marrakech. Il bus sta facendo una pausa di circa 20 minuti per permettere ai passeggeri di acquistare qualcosa da mangiare. Infatti qui c'è un signore che cucina la carne grigliata. Tutto il fumo praticamente entra dentro il bus. Spesso si viaggia anche con la porta aperta per permettere a alcuni passeggeri di salire al volo. Sono arrivato a Marrakech, sul mio canale sono molto a Parigi, ma adesso sto viaggiando per il Marocco, quindi siete curiosi di scoprire come questo paese. Iscrivetevi al canale e se avete perso i precedenti video che sono usciti le scorse settimane, guardateli, lascio il link in alto a destra. Prima ero a Essaouira, resterò qui 2 giorni e adesso vado in hostel. Qui vendono verdura, frutta, erbe, spezie, vestiti. Io dormo stasera al Mosaic Hostel Marrakech. Qui accanto sulla destra si trova la stazione dei bus. Ho speso 70 dirham per percorrere il tragitto da Essaouira a Marrakech in bus. E sono circa, lo ricordo per chi non avesse seguito i precedenti video, 10 dirham circa 1 euro. Quindi praticamente più o meno 7 euro. 3 ore e mezza. Stazione dei bus, c'è un sacco di persone che mi hanno cercato di fermare per darmi passaggi, informazioni. Penso che siano truffatori, quindi non ascoltateli, andate dritto. Una delle truffe penso più comune è quella dove cercano di dirvi che la strada è chiusa, che non potete passare perché è oggi il giorno della preghiera. Infatti ci sono diversi ragazzi sui motorini che ripetono sempre la stessa cosa, insistentemente vi inseguono e vi ripetono: no, lì non potete passare, non potete. Provano tutte le lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano. Voi non ci credete, andate avanti, sono abbastanza pesanti e pressanti. Adesso sono entrato in un chiosco qui, prendo una spremuta d'arancia e una fetta di torta. Comment s'appelle le magasin? Marois Juste. Bonjour. J'ai réservé sur l'application Hostel World. Sono nella Medina, sto andando alla piazza principale di Marrakech. Sono circa 10 minuti dall'ostello. Questa strada qui è piena di negozi, boutique dove vendono artigianato, vestiti, gioielleria, cibo, dolci, pasticcerie, vestiti tipici. Guardate la fila che c'è per prelevare allo sportello, all'ATM. È un bel casino in questa piazza, c'è tantissima gente, però ci sono davvero tanti turisti. Finora ho incrociato persone provenienti soprattutto dalla Francia. Ho sentito anche alcuni parlare spagnolo e italiano, però direi soprattutto francesi. Guardate che casino che c'è qui, gente che suona, canta. E poi in tutto il centro ci sono dei chioschi che cucinano tipico marocchino. Davanti agli stand sono tutti i ragazzi che mi invitano a cenare nel loro stand. I prezzi sono circa la metà rispetto ai ristoranti con terrazza. I ristoranti con terrazza propongono tagine e couscous che sta intorno ai 70, 90, 100 dirham più o meno in base a quello che prendete. Qui invece lo fanno praticamente quasi alla metà. Però io voglio provare l'esperienza e l'ebbrezza di guardare la piazza dall'alto. Quindi adesso vado in uno dei ristoranti lì con il rooftop. Café de France, che è anche uno dei ristoranti suggeriti che ho visto su internet. Questa è la tavola che mi ha dato, guarda, hai visto? Terrazza. Stiamo preparando del tè marocchino. Thank you.
Thank you.